Questa storia nasce dal mio amore per le immagini che ho visto di Maradona, cioè un campione che già al massimo, ai vertici della sua carriera, non ha nessuna esitazione a giocare con la foga e la voglia e il desiderio di un ragazzino dell'oratorio una partita nel fango per trovare soldi per curare un bambino che non aveva la possibilità di pagarsi un'operazione. Questa scelta, io, è come se avessi visto il colpo di fulmine tra una città e Maradona. Diego ha dato gioia con i suoi gol, con le sue vittorie, ma ha dato orgoglio a tutto il popolo napoletano, perché appunto essere rappresentato il più grande giocatore della storia per un napoletano credo sia stato, senza credo, è stato il massimo di quello che può desiderare un tifoso, avere il giocatore più forte della storia. E c'è una frase che alla fine ti racconta molto di questa identificazione fra Napoli e Maradona, che è: Maradona è Napoli fatta città e Napoli è Maradona fatto uomo, cioè un'identificazione totale. In questo viaggio mi aiuta un antropologo, cioè uno scienziato della cultura, un grande esperto di Napoli, ma anche tifoso napoletano, che alla fine spiega come ormai questa città ha due santi, San Gennaro e Maradona, come nasce il mito di Maradona e perché quella partita nel fango è anche parabola della vita del campione, che tante volte in quel fango è caduto, si è rialzato, ha vinto, poi alla fine ha perso, esattamente come è successo quel giorno ad Acerra.